Nel nostro notiziario, come avete sentito dai titoli del sommario, oggi Matteo Renzi ha fatto visita a Milano, ospite all'assemblea annuale di Assolombarda. L'Italia è un grande laboratorio e Milano è la punta più avanzata, ha detto il Premier, presenti anche il sindaco di Milano Sala e il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, che ha chiesto un patto per la Lombardia di 10 miliardi di euro. All'esterno del centro congressi la protesta dei lavoratori di General Electric, il servizio di Alberto Carreras. Combattiamo affinché l'Agenzia Europea del Farmaco, con sede a Londra, possa essere trasferita a Milano. È uno dei passaggi del discorso del Premier Matteo Renzi, tenuto oggi nel capoluogo lombardo in occasione dell'Assemblea di Assolombarda. Per Renzi l'Italia è un paese affascinante, non perché è un museo, ma perché è un grande laboratorio. Il Premier ha invitato gli industriali lombardi a fare l'interesse del paese e a remare tutti nella stessa direzione. Expo, ha sottolineato, ci ha insegnato che sappiamo fare le cose mentre gli altri sono capaci solo di chiacchiere. L'Expo non è stato soltanto un grande evento, è stata la dimostrazione che la cultura del no, la cultura dell'odio, la cultura dell'avversione verso gli eventi non funziona. Il progetto dello Human Technopole sull'area di Roppero sarà un grande attrattore di investitori. Secondo il Presidente del Consiglio, molto è stato fatto e l'agenda italiana è cambiata profondamente, ma sono state aperte praterie di nuove cose da fare. Ha poi annunciato che una parte dei 900 milioni per il fondo di garanzia previsti dalla manovra sarà anticipata già nell'anno in corso con un provvedimento d'urgenza. Il sindaco Giuseppe Sala ha detto agli imprenditori: datevi da fare, tutti a Milano devono fare la loro parte. Milano è la punta avanzata del paese, il patto per Milano è un'iniziativa assolutamente condivisa. Per Milano arriveranno i primi 110 milioni di euro entro la fine del mese e la fondazione del terzo settore verrà affidata alla nostra città. Sala ha chiesto agli imprenditori di aiutare il progetto Milano, che per riuscire ha bisogno del concorso di tutti. Alla fine del 2016 saranno 7 milioni e 700 mila i visitatori transitati nella città. A Milano nell'ultimo anno sono venuti a studiare 40 mila giovani da tutto il mondo. Il presidente di Assolombarda Rocca ha detto che Milano deve diventare STEAM, e cioè scienza, tecnologia, ambiente, arte e manifattura. Il governatore lombardo Roberto Maroni ha chiesto un patto per la Lombardia da 10 miliardi di euro. Il governo deve investire in questa regione e non solo a Milano. Davanti al centro congressi hanno protestato i lavoratori della General Electric di Sesto San Giovanni, che in questi giorni hanno ricevuto le lettere di licenziamento. E da febbraio 2017 ci sarà una stretta.